Carissimi amici, oggi mi trovo in compagnia di una persona utile, non soltanto speciale, non soltanto simpatica e bella anche, Grazie. ma è anche una persona che ci è veramente indispensabile. Perché? Perché lei si occupa di benessere. Quanto è importante il benessere? Barbara Patrignani è il suo nome. E lei appunto fa questo per amore delle persone, lo fa principalmente perché vuole bene agli altri. Esatto, il benessere è importante partendo da quando ci si sveglia la mattina fino a quando ci ricorichiamo la sera che andiamo a dormire. E molte volte non capiamo che questa importanza è, diciamo, un perno per tutto, per la nostra salute, per la nostra mente, corpo, fisico e anche in relazione con gli altri. Relazionarsi con gli Perché è altri tutto collegato, è vero? tutto collegato. Ci sono delle piccole accortezze, ma piccole che non diamo peso, che sono fondamentali. E come si dice, tutto parte dal mattino. Il buongiorno si vede dal mattino, Quando ci giusto? alziamo siamo mezzi rimbambiti, Sì. sembra che non riusciamo a connettere. Già siamo stanchi, ti è mai Eh capitato? sì, partiamo stanchi, non sembra Stanchi. che non abbiamo, anche se abbiamo dormito tanto. Ma come? Sono andato e ho dormito tanto eppure non mi sento Non in mi sento forma. riposata, non mi sento in forma. Che cosa succede? Che purtroppo con il cibo, che è fondamentale, il nostro corpo non riesce ad avere tutto ciò che gli serve, tutto ciò che necessita per funzionare bene. Noi siamo una macchina perfetta. Che cosa necessita una macchina? Olio, acqua e carburante. Tutto questo è fondamentale. Esempio stupido, al mattino mi preparo, vado al lavoro, salgo in macchina, no, né benzina, né acqua, né olio. Dove arrivo? Zero, mi fermo per strada. Zero, perfetto. Vogliamo iniziare allora con una colazione a questa bella macchina, mettiamo acqua, olio e benzina? Anche perché Barbara va detta questa cosa, che tante persone non fanno la colazione. Esatto. Partono a digiuno e vanno al lavoro, hanno lo stomaco chiuso. Io Chiuso. invece faccio colazione. Brava, oh, Ecco, io questo è sono brava. fondamentale, questo è fondamentale. Allora, la colazione è molto importante, diciamo che è il passo più importante della giornata. E cosa mangiamo per la colazione? Come fare colazione? Così come l'idratazione è molto importante. Vogliamo parlare della colazione equilibrata di Herbalife? La colazione equilibrata è nata nel 1980, praticamente è una colazione in tutto il mondo conosciuta. Un prodotto certificato, questi prodotti sono, ovviamente sono certificati Sì, li Eleonora, usano anche i i medici. medici, tanto Sì. più io l'ho conosciuto attraverso un medico, quindi non stiamo parlando di un porta a porta, ho conosciuto Herbalife, li troviamo su un prontuario medico, certificati. Non, ripeto, questi prodotti non curano niente, penso che sia ben Non chiaro, sono non medicine, sono sono degli medicine, alimenti, degli anche integratori, buoni. ma esatto, Perché sono. una volta, anni fa, Barbara, tantissimi anni fa, il primo Herbalife, diciamocelo, era un po' più rudimentale, c'era Sì, sto pappone, quello era, quello rimaneva, no? due gusti. Quei gusti. Allora, vaniglia, fragola e cioccolato, nada más, niente di più. Adesso c'è il biscotto, che è una cosa favolosa, Sì, gusto biscotto cremosissimo. cappuccino. Cappuccino, sì, è il tuo È il mio preferito, è il preferito, tuo sì, preferito. cappuccino. Però è buono perché tu non hai la sensazione di prendere la medicina, come dicevi tu. Esatto, Ma fai esatto. proprio una colazione con Esatto. latte, integri col Pane, miele. miele, possiamo fare. Allora, la colazione equilibrata è la base, diciamo, per partire con la marcia giusta, per avere tutto quello che ci necessita e non avere un picco glicemico, la curva glicemica, no? Allora io mi sveglio al mattino, ad esempio, prendo il mio caffè, due biscottini, mi sento carica, il picco glicemico sale quando mi sento carica, dopo 2 ore scende e noi ci sentiamo stanchi, mal di testa, non vuole, malumore, È eccetera, vero. eccetera. Perché? Perché gli zuccheri, la curva degli zuccheri ha dei picchi alti e scendono. E Sì. quando non scendono andiamo a cercare ancora zuccheri. Ti è mai capitato, Eleonora, magari alle 10 voglia di un caffè, di un cioccolatino, di un biscotto che senti fame e non hai energia, ti senti stanca. Sì, Senti ho voglia. stanca. E così riprendi un altro caffè fino a quando nell'arco della giornata arrivi all'ora di pranzo. Che fondamentalmente ancora hai bisogno di mangiare, ma ti senti proprio, o arrivi che ti senti sfinita. Che cos'è? Vogliamo parlare del pasto sostitutivo, sostituto, no? Sostitutivo, Sì. scusate, Herbalife.
In questo pasto ci sono più di, dunque, 150 nutrienti, tutto quello che ci serve, ok? Zuccheri, fibre, proteine, vitamine, minerali, che ci serve praticamente al nostro corpo, perché praticamente la cosa fantastica che ho scoperto dopo 40 anni che noi tutte le notti produciamo delle cellule nuove, ma tantissime, che sono affamate, quindi aspettano di mangiare, di avere dei nutrienti. Noi che cosa gli diamo? Niente. È come se ci fossero delle bocche che chiedono il cibo, il cibo, niente. E noi le facciamo morire di fame. Di fame. E questo si ripercuote su noi avendo questa stanchezza, questa spossatezza, mal di testa, crampi, dolori muscolari, bla bla bla. Anche perché poi certe sostanze di cui noi abbiamo bisogno non possono essere contenute in un pasto. Per esempio, nella carne troviamo proteine. Ci sono le proteine, troviamo. Ma io con una bistecca siamo sicuri che riesco ad avere quello stesso apporto nutritivo che mi serve per la giornata? Purtroppo no, questo dico purtroppo perché noi abbiamo dei denti, dobbiamo masticare, quindi questo non è che dobbiamo togliere la bistecca, che sia ben chiaro. Però purtroppo sappiamo benissimo ad oggi, nel 2022, quanto sono impoveriti i cibi. Ok? Purtroppo noi per l'inquinamento. L'inquinamento, grandi allevamenti, fatti crescere velocemente, perché come potremo gonfiati più che altro come possiamo, diciamo, sostenere un mercato così grande aspettando che un vitello passi un anno prima che possiamo cibarci del vitello, mi capite? Quindi questo, dove dovete capire che quello che mangiamo, nutrienti zero. Ma anche le fibre che ci sono nelle verdure è fondamentale. Tu vedi i campi coltivati in mezzo alle strade, io mi chiedo se c'è più piombo che fibra dentro quelle verdure lì. Purtroppo sì, allora io premetto, non è che non mangio, io mangio tutto, ho una nutrizione molto equilibrata. Il pasto sostitutivo che cosa mi serve? Per cercare di arrivare al rapporto giornaliero che necessita il mio corpo per avere minerali, vitamine, proteine, zuccheri, fibre, che sono molto molto importanti. Questo pasto sostitutivo ci aiuta, specialmente partendo dal mattino. C'è il gusto dolce, che normale cioccolato, frutta, quello che uno preferisce. Più non dimentichiamoci dell'idratazione. Come imparare a bere, come imparare a idratarsi. Quanti di voi non piace l'acqua? Che non sanno niente? Ok. Se noi andiamo a bere, no, acqua così non ci piace. Beh, dice, io prendo il tè, sì, no, io bevo il succo di frutta, che cosa facciamo? Purtroppo i succhi di frutta sono pieni di zuccheri, buonissimi, premetto buonissimi, ma sono pieni di zuccheri. Il tè, sì, ok, il tè però non va a darci tutto quello che necessita veramente. Se noi impariamo a bere pulendo il nostro corpo, perché dobbiamo fare, ci laviamo esternamente, facciamo una bella doccia anche dentro, ok. Come funziona? Ci svegliamo al mattino, prendiamo un nostro bel bicchiere, così circa 200 ml di acqua calda o fredda, mettiamo il nostro cucchiaino di infuso alle erbe, che sono circa 25 erbe, malva, ibisco, tè verde, tè nero, guaranà, alfalfa, perfetto, ci aiuta a pulire tutto. Prima di mangiare? Prima di mangiare, con due tappini d'aloe, che praticamente, non so, io penso che la maggior parte del mondo conosce l'aloe. L'aloe, la pianta dell'aloe o aloe. E le proprietà aloe, aloe, quello che sia, dai, chiamiamolo come vogliamo, secondo in spagnolo aloe, in America aloe. E va a rigenerare, cicatrizzare e purificare. E guardate, un piccolo segreto, vi aiuta anche, per chi ama perdere peso, ad assorbire bene tutti i nutrienti o sciogliere i grassi. Perfetto, no? Però noi ci facciamo questa bella doccia e dopodiché andiamo a farci il nostro bel frullato con tutti i nutrienti. Praticamente su una colazione con un frullato io mangio uova, fagioli, lenticchie, formaggio, pesce, pollo, broccoli. Ce la fate a fare arachidi, che sono importanti, l'olio. Noi non possiamo bandire una tavola. Noi siamo abituati, Barbara, a tamponare il sintomo del malessere che abbiamo con la classica medicina. Abbiamo mal di testa, prendiamo il cachet,
Esatto. Ci sentiamo stanchi, prendiamo 3-4 caffè che fanno male perché esatto. pensiamo che ci tiri esatto. su. Abbiamo un dolore fisico e non ci rendiamo conto che quel dolore fisico, un muscolo per esempio che ci fa male, può derivare da altre cose. Da altre... Esatto. Non teniamo conto che abbiamo delle carenze. Che a livello alimentare, per tutta una serie di ragionamenti che esatto. non siamo più a dire ma abbiamo accennato esatto. prima, non riusciamo a colmare. Quindi qual è la funzione di questi prodotti realmente? Di togliere, diciamo, eliminare gli eccessi e le carenze, diciamo andiamo a colmare le carenze, ad esempio il mal di testa il 99,9% è la poca idratazione, il mal di testa potrebbe essere anche una mal digestione perché comunque abbiamo un intestino che non è pulito, non è perfetto. Ci sono tante cose. Quindi è un'azione preventiva. Esatto, esattamente. Ci sono delle piccole, è un piccolo gesto che ti può riequilibrare il corpo a funzionare bene. Con questo, Eleonora, non voglio dire che non dobbiamo mangiare, certo. Nel senso, perché molto probabilmente il 99% delle persone pensano che chi fa Herbalife non mangia. No, Herbalife è nata come prima colazione, una ecco. colazione equilibrata. Poi per carenza di tempo, non abbiamo tempo di mangiare all'ora di pranzo, siamo in ufficio, siamo di corsa, mi faccio un frullato invece di mangiare un panino, un toast o un food, che i food sapete benissimo che sono più grassi, calorie in eccesso, potrebbe essere un sostitutivo perfetto per avere un equilibrio. Però rimaniamo che Herbalife non dice di non mangiare. Anzi, certo, certo. Herbalife non si sostituisce ai pasti. No, Herbalife ci aiuta. La cosa fondamentale è la prima colazione. La colazione è la base. La colazione è la macchina che è tutta regolare, la nostra macchina, il nostro corpo. Che senti, ma Barbara, una domanda. Sappiamo bene che la salute corrisponde anche alla bellezza, no? Quindi proviamo a pensare anche alla pelle. Del viso, dipende molto l'alimentazione. Certo, la disidratazione, saremo più rugate, vedremo questo viso secco, bianco, pallido, rugato, nonostante ci mettiamo il trucco anche dalle mani, i capelli che sono fondamentali, ritenzione di liquidi ad esempio. Ah, quella ne soffriamo tutte le donne. Tutte le donne ritenzione perché ci manca magnesio e potassio, non abbiamo un'ottima idratazione, la vitamina B, cioè ci sono tantissime cose che ovviamente personalizzate, magari uno non ha la cellulite ma magari soffre con l'intestino, la stitichezza, ma perché? Perché abbiamo tantissime carenze e molti eccessi. Barbara, io tra l'altro mi sono incuriosita e ti ho chiesto di fare questo video per le persone che ci ascoltano proprio perché ho visto il tuo telefono sempre in movimento, tu hai un database ricchissimo di come posso definirli, clienti, di persone sì. che si rivolgono a te, che sì. ti chiedono consigli, ho visto che tu sei felice soprattutto perché dipendono un po' da te, sì. dipendono da allora, ogni per cosa me... che hanno di disturbo sì. si rivolgono a te, ti chiamano, ti mandano i messaggi. Perché diventa un punto di riferimento. Per me il benessere delle persone, cioè a me mi hanno aiutato tanto tempo fa, circa ormai nel 2013, un medico mi ha consigliato questo perché ero fortemente sottopeso, quindi come potete immaginare io pesavo 43 kg, Herbalife non è solo per dimagrire, perché la gente pensa che Herbalife è solo per dimagrire. È per riequilibrare forse. Esatto, io avevo bisogno di nutrirmi. Nutrire non è mangiare, nutrirsi vuol dire quello, prendere tutto quello che ti necessita, sì. ok? E da lì piano piano mi è scomparso quelle piccole cose che avevo, il mal di testa, stitichezza, pesantezza alle gambe, facendo un piccolo gesto, non ho fatto niente di che. E un giorno parlando tra amiche, tra colleghe, dico guarda io ho provato questa colazione in quell'elato, io mi sento tanto bene, poi mi faccio questa bella bottiglia, sorseggio, il tè al limone con l'ala al mango, fantastico, ha un gusto spettacolare, dico bah, se lo vuoi provare guarda te lo faccio provare, io sto tanto bene, ma fondamentalmente per me era perché io stavo bene, dai ragazzi chi è che non va dal parrucchiere? Gli piace come ha fatto i capelli, non ti dice guarda vai da lì che bravissimo, no? Certo, e certo. così è stato per me perché ho avuto i miei risultati. Ovviamente dobbiamo sempre pensare, non curiamo niente, non è una cosa importante. Certo, non si sostituisce alla medicina, non ha queste pretese, certo. Fondamentalmente molte persone
colleghi o non, o noi curiamo, no, noi non curiamo niente, noi aiutiamo a migliorare. Lo stile di vita. Lo stile di vita. Perché a questo bisogna associare anche il movimento, la palestra, una buona nutrizione, ovviamente uno stile di vita sano. Non è che mi faccio il frullatone, mi prendo tutto carina carina, poi mi mangio due belle brioche al giorno con la Nutella, certo, o tre etti al bicarbonara, buonissima da mangiare, ovviamente in una maniera equilibrata, no? Leonora, perché certo, no, se no non ne vale la pena. Non certo, ne vale la pena. Ma senti Barbara, faccio anche l'avvocato del diavolo adesso. Sì. Ci sono anche delle persone che parlano male di Herbalife, sì, perché succede questo? Allora, in primis, e lo dico per esperienza, e ho sentito tutto il mondo, molte volte persone non formate, che non conoscono il prodotto, non si sono informate, perché credetemi, io ho letto tutte le etichette di ogni prodotto per vedere quello che c'era, ho chiesto al mio medico, perché ovviamente cosa servisse, mal consigliate o dicendo tranquilla in una settimana perdi 5 kg, questo è stato, mi capisci quello, oppure guarda fai 3 frullati al giorno, beh ho capito, mi capisci, questi contribuiscono a dare un cattivo nome, un cattivo nome, perché i risultati, quanto tempo ci vuole per ottenere un buon risultato? Allora io i miei risultati li ho ottenuti in un mese aumentando di massa magra, non di grasso, e perdendo 3 cm all'addome, ok, nonostante pesavo, in un mese, ma semplicemente facendo la mia colazione equilibrata, togliendo la brioche cappuccino, buonissima, adoro la brioche al cioccolato, no? Si può fare un pecum, no? Sì. Una tantum, ok? Però vi posso garantire che io, un'altra persona, da così, la faccia sorridente, raggiante, la pelle più viva, no? Gli occhi ti parlano, ma perché se il corpo sta bene, Eleonora? Tutto il resto ne risente positivamente. Immaginiamo anche gli studenti che devono concentrarsi nello studio. Esattamente. Così mio figlio, quando io nel 2013, mio figlio aveva 14 anni, lui, tutta la famiglia, facevamo questa colazione equilibrata. Ma non perché gusto cioccolato, il massimo, Leonardo, il cioccolato era bello, denso, arrivava la mattina alle 10 spuntino, perché è importante anche lo spuntino, si arriva all'ora di pranzo, non affamati che la bocca, fortuna ci sono le orecchie che ce la fermano, ok? Perché con un caffè dalla mattina alle 6:30, 7, si arriva a mezzogiorno e mezzo, l'una che non hai toccato niente, e tabù, anche il fatto di mangiare, poi alla fine mangiamo schifezze, quando si affama il corpo, purtroppo c'è zuccheri, sì, e quindi i zuccheri dove creano anche dipendenza, questi zuccheri poi, no? Esattamente. Quindi il segreto alla mattina mangiare proteico, un pochino più di proteine. Il frullato contiene circa 15 grammi di proteine, se non 24, aggiungendo a secondo come lo vogliamo fare, che le proteine sono la base. Alla base di tutto. Anche perché sì, ci sono persone che fanno una colazione speciale soltanto con il cibo, le uova, le noci, le mandorle. Io sono contenta per loro, però io non ho tempo, Leonora, non posso mettere la sveglia un'ora e mezzo prima, anche perché poi esci da casa rapido e quindi certo, terrei questo regime una settimana, mi metterei d'impegno, che ci ho provato, però non ce la faccio, poi magari il pranzo, la cena me la preparo con, so come mi devo organizzare, ma la mattina, siamo sinceri, nessuno si sveglia un'ora prima per preparare la colazione. Cioè, non credo proprio. Non credo proprio. Noi donne, ecco una ragazza forse che studia ce la farà anche. Beh, dopo quella gli esami deve studiare, anche lei lo fa poco. Esatto. L'importante comunque sono le buone abitudini, questa cosa della colazione è molto importante. Per me la base è la colazione. La colazione, che poi abbiamo una gamma, tantissimi prodotti ci sono. E questo ci aiuta anche nelle relazioni con gli altri, perché siamo più felici, diciamo, non abbiamo quello stress che ci rende l'ansia, irritabili, esatto, l'ansia, aggressivi stati, con il prossimo, esatto, stati ansiosi, irritabilità, questo è tutto è legato dalle nostre carenze, dai nostri eccessi, sembra una stupidaggine ma è così. Ma è così, e allora io suggerisco di contattarti, io in descrizione al video metterò i link, sì, i tuoi riferimenti, perché chi volesse o per curiosità o per bisogno contattare Barbara, grazie, può farlo scrivendo
sì. Guardando in sovraimpressione il, insomma, i contatti di riferimento per grazie. Parlare con lei, e quindi poi dopo sì, che poi ogni con il vostro cammino personale. Esatto, perché ogni persona è a sé, era fatta una bella chiacchierata secondo le esigenze, non tutti abbiamo le stesse esigenze, c'è chi lavora di notte, c'è chi lavora la mattina presto. Che poi ci terrei a dire una cosa, Barbara, questo lo dico. Che uno può pensare dall'altra parte, ecco, questi stanno vendendo dei prodotti, no, perché questa lavora per Herbalife. In realtà questo è un passatempo per te, perché tu fai tutt'altre cose. Sì, assolutamente. Fai, lei sì. ha un suo lavoro consolidato, ha, delle, sì. ha una sua realtà lavorativa sì, che sì. esula da tutto questo, ma lo fa proprio perché è partito da un'esperienza personale dalla sì. quale lei ha tratto giovamento e adesso desidera che anche gli altri siano come io ho trovato il mio benessere fisico e mentale. Perché tutto parte dalla testolina, quando stiamo bene qui sta bene anche il fisico. E se siamo stressati non funziona l'intestino, mal di stomaco. Giusto? E quindi mi raccomando, come oggi mi è capitato. Quindi io ho avuto la fortuna di averla vicino al mio fianco e di parlare direttamente con lei, l'ho ampiamente stressata. No, non è vero. Con le mie domande, voi però potete farlo semplicemente scrivendo. Qualsiasi domanda non è un problema, mi sposa se posso aiutarvi con tutto il cuore, come si dice. Ovviamente... Ci si prova, no? Ci si prova, perché in questo periodo pandemico che abbiamo vissuto forse abbiamo veramente esatto. bisogno di un po' di felicità. Esatto, ci ha stravolto, però tutto andrà bene. Se volere, potere. Volere, potere. Giusto? Giustissimo, quindi lei vi aspetta.